una favola, sì, un ragazzo che riesce a raggiungere il sogno, quello che sognava da ragazzino era riuscire ad arrivare in Serie A, riuscire a giocare in nazionale, per cui io ho la fortuna di essere quel ragazzo. Io sabato sera alle 10 ero a casa e i miei amici uscivano e andavano a ballare. Io sono sempre stato uno che ruba tanto con gli occhi, nel senso osservare il campione, osservare il determinato movimento, insomma io mi fermavo spessissimo a vedere le punizioni di Del Piero piuttosto che di altri, anche se non sarò mai in grado di tirare una punizione come fa lui, però cercare di capire. Come mi piace pensare, cercare di immaginare un maratoneta che si appresta a fare il Tour de Géant e cercare di capire cosa lo spinge mentalmente a fare una fatica immane. E mi piace vedere il falegname perché taglia così piuttosto che così, mi piace rubare con gli occhi i vari mestieri perché nella vita. Nessuno nasce imparato. Io non sono mai stato, diciamo, il fuoriclasse, una prima donna all'interno di una squadra, all'interno di un gruppo. Io sono sempre stato un giocatore di fatica, infatti ero il terzino di fascia che correva avanti e indietro. Fortunatamente ci vuole anche la corsa nel calcio. Ponce Martin, in bocco della Valle di Gressoney, terra di fondisti come la campionessa del mondo Arianna Follis, come i fondisti olimpici Francesco Re Fabiani, Federico Pellegrino e Greta Loran, ma terra anche di calciatori come Moreno Torricelli, l'ex difensore della Juventus e azzurro, ha scelto Liliano come buon ritiro dove iniziare la sua seconda vita. La vita di Moreno Torricelli è stata a tinte forti, bianco o nero. Quelli della squadra che da difensore della Caratese in Serie D e operaio in un mobilificio l'ha portato nello spazio di un'estate a vivere da titolare della signora del calcio italiano. Una magia lunga tre scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e una Champions League. Oltre a 356 partite in Serie A. La felicità nello sport, il dramma nella vita privata, perché dopo la magia il destino gli ha presentato un conto terribile. La morte della moglie Barbara, a 40 anni, per leucemia, la stessa malattia che qualche anno prima aveva stroncato un amico e un compagno di calcio nelle giovanili del Como, Andrea Fortunato. La vita ti mette di fronte a delle cose che nessuno si immaginerebbe o augurerebbe al peggior nemico. La vita ha voluto questo, è una persona che sicuramente non se lo meritava, però mi sembra di finire in retorica. Purtroppo un destino l'abbiamo. Il destino ha voluto questo e si va avanti con grande vuoto, con grande rabbia, con grande tutto, ecco, però quando la vita ti impone
ti mette di fronte a una sofferenza simile, credo che la forza ti viene dai figli, dal continuare per i figli, dal continuare per loro e cercare di dargli il futuro migliore per loro, per te stesso, e insomma quello l'ho riscontrato in una persona con cui condivido quotidianamente adesso la vita e ci ha dato una grande mano non solo a me ma anche ai miei figli, per cui mi ritrovo qua in Val d'Aosta e andiamo avanti. Moreno Torricelli oggi ha 44 anni e vive a Liliane, paese della media valle dell'Isse. In Valle d'Aosta è arrivato per amore. Mi ha portato una grandissima persona che è la mia attuale moglie, e una persona veramente a cui devo tanto, e quando l'amore chiama non ci si può sottrarre. Io sono una persona molto tranquilla che ama la tranquillità e credo che in queste zone si ha la possibilità di vivere la vita con molta più calma, essendo in montagna. Io l'ho sempre amata da quando ero piccolino, sono sempre stato molto appassionato di sci e adesso sto scoprendo altre attività che si fanno in montagna, che può essere le camminate e i panorami che si possono ammirare da alcune vette sono veramente impagabili. Torricelli si è inserito in fretta nel contesto di un paese di 500 abitanti. Popolo molto cordiale, un popolo che se può ti dà una mano molto volentieri, e insomma sono un paesino piccolo per cui ci si conosce tutti. Questi sono gli aspetti molto positivi di quelli che apprezzo molto, e molto di cordialità, per cui sono molto contento insomma di come mi hanno accolto qua a Liliane. All'inizio degli anni 90 Moreno Torricelli lavora come operaio in un mobilificio della Brianza e gioca come difensore della Caratese, formazione che milita in Serie D. Tutti gli vogliono bene. Moreno ha poco più di 20 anni e dopo una trafila nelle giovanili del Como non ha trovato sbocco nel calcio che conta, quello professionistico. Era 3 anni che giocavo nella nazionale dilettanti e per cui diciamo nell'ambito dilettantistico ho raggiunto il massimo. E c'erano tanti miei compagni di nazionale che l'anno dopo avevano la possibilità di fare il professionista. E tutti bene o male che in C2 che in C1 riusciva a trovare squadra, io rimanevo sempre lì, insomma io volevo solo provare un anno a dedicarmi solo al calcio per vedere, perché tutti dicevano sei bravo, però rimanevo lì. La grande occasione arriva come un sogno, 3 amichevoli con la Juventus, la squadra più conosciuta al mondo, ma non è un fulmine a ciel sereno, anzi. Io sono andato a fare queste 3 amichevoli e insomma diciamo che la visibilità che mi ha dato quelle 3 amichevoli con la Juventus, avevo qualche richiesta di C2 e C1, perciò insomma il famoso banco di prova dei professionisti era alla mia portata. La grinta, la determinazione, la corsa e la fame di vittoria di Moreno Torricelli fanno breccia nel cuore di Giovanni Trapattoni, tecnico bianconero. Mi licenziai dal lavoro e partii, andai in ferie in moto in Sardegna e niente, tramite questo procuratore mi dicevano guarda che se alla Juve non comprano Vierchud, perché avevano intenzione di comprare Vierchud, se non comprano Vierchud Trapattoni ti porta via in ritiro con la Juventus e poi si vedrà durante l'estate quello che verrà, insomma, così fu. La Juve non acquistò Vierchud, per mia grande felicità, e partì in ritiro con la Juventus
E niente, dopo piano piano, strada facendo, Trapattoni credette in me e alla fine restai lì. È il sogno che si avvera. Torricelli esordisce in Serie A il 13 settembre 1992. Il mondo del calcio che conta resta bocca aperta. Il destino ha voluto che mi dessero quell'opportunità di fare quelle tre amichevoli. Chiaramente poi devi dimostrare. Una favola. La favola prende corpo, ma non tutto fila liscio. Anche la medaglia dorata ha il suo rovescio. Per un ragazzo che arriva al palcoscenico di Serie A, diciamo che il gioco, il lato campo è quello che ti piace fare e ti viene naturale fare. È tutto il contorno che bisogna imparare a convivere, per cui la pressione, il fatto di essere una persona pubblica, per cui qualsiasi posto dove si va si è riconosciuti, essere sempre sulla bocca di tutti, nel senso esposto ai giudizi per quanto riguarda il calcio, diciamo, per cui fino a quando le cose andavano bene si viveva, si cavalcava l'onda e si viveva in questo sogno del ragazzo che è arrivato, insomma, perché inizialmente c'era, tutti avevano questa curiosità di conoscere il ragazzo che dall'interregionale è arrivato e giocava titolare nella Juventus, per cui i primi sei mesi tutto sull'entusiasmo, tutti avevano questa necessità di conoscermi, per cui ero un po' frastornato, no? Dopo sono cominciati alcuni passaggi a vuoto sotto il profilo di calcio, per cui le prime prestazioni un pochettino meno brillanti, e non è stato facile abituarsi alle critiche, a queste cose qua. Il Trap capisce il disagio del giovane Torricelli e lo mette in regime di protezione. Trapattoni, che è la persona a cui devo tutto perché è quello che mi ha portato, mi ha lanciato e ha creduto in me, e è stato soprattutto un grande perché mi ha seguito sotto questo suo profilo. E a un certo punto lui ha detto basta, non si rilasciano più interviste, pensa a quello che devi fare. Insomma, oltre che l'aspetto tecnico e tattico, mi seguiva anche al di fuori. Ancora una volta il gruppo di lavoro riesce a fare la differenza e Torricelli trova il suo equilibrio. Essere catapultati in un mondo dove l'ha sempre descritto, perlomeno la televisione a quei tempi lo descriveva come un mondo ovattato, dove calciatori viziati, tanti soldi, belle donne. Io ricordo che quando sono partito per il ritiro con la Juventus, ho pensato, Dio, dove vado, cosa troverò? Essere catapultato lì con i campioni che ammiravi due settimane prima, li vedevi come idoli. Essere lì e non sapere quello che ti potevi aspettare. Però fortunatamente il gruppo, un gruppo eccezionale, ho constatato che bene o male lo spogliatoio che avevo lasciato della Caratese equivaleva allo spogliatoio della Juventus, con le dovute proporzioni, però giocatori come appunto Vialli, che qualsiasi problema avessi ne potevo parlare tranquillamente, erano i primi che cercavano di darmi una mano, per cui ho capito che c'erano veramente delle persone su cui potevo contare, e questo ha aiutato tutto il processo di inserimento, perché sennò sarebbe stato molto più dura. Torricelli però sente la pressione di un mondo nuovo, bello all'apparenza ma difficile. Quello che contorna il calcio
è una cosa molto più complessa da abituarsi, il fatto appunto di diventare famoso e non saperlo come gestire, il fatto che qualsiasi posto dove vai sei sempre sotto l'occhio di tutti. E questo qua, i primi sei mesi, il primo anno, è sempre stata la cosa che mi disturbava di più, perché insomma mi sono sempre considerato un ragazzo semplice, un ragazzo alla buona, molto affabile, e lì devi imparare anche un attimino a difenderti, perché appunto la pressione tutti i giorni sul campo, la pressione che hai per cercare di costruire giorno dopo giorno la prestazione che viene la domenica, e non riuscire a trovare i tuoi spazi di tranquillità diventa molto difficile. Primi sei mesi molto bene, poi chiaramente il salto di qualità, il fatto di una preparazione fisica non all'altezza, perché chiaramente io prima lavoravo durante il giorno, mi allenavo due volte alla sera, e per cui il dispendio di energie psicofisiche è molto maggiore, e ho avuto questo calo, e da lì sono iniziate le prime critiche. Ricordo che spesso andavo a casa del mio procuratore, che abitava nelle colline di Casale Monferrato, e insomma ci sono stati dei momenti: ma chi me l'ha fatto fare? Stavo talmente bene a fare falegname, a giocare nella mia squadretta, insomma, dove tutti mi portavano su un palmo di mano. E diventa difficile saper gestire quelle situazioni. Alla fine della stagione 1992-1993 Torricelli vince la Coppa UEFA. L'anno dopo arriva il primo dei tre scudetti vinti con la Juventus. Nel 1996 Moreno Torricelli vince la Champions League, la più grande soddisfazione della carriera, ma non la più bella partita giocata. È unita, diciamo, a una delle vittorie più importanti che la Juventus in quel periodo ha fatto, per cui uniamo la prestazione alla Coppa Campioni, per cui facile diventa dire quella partita. Ci sono state molte altre partite che di per sé le sento meglio. Un'altra, per esempio, che è stata in una sconfitta, è stata la finale di Coppa UEFA col Parma, il ritorno a San Siro. Credo di aver fatto una delle più belle partite della mia carriera, però è unita a una sconfitta. La carriera di Torricelli all'apice, nel 1996 esordisce anche in nazionale. La maglia azzurra mette i brividi, anche a distanza di quasi 20 anni. Giocare per la nazionale ti fa entrare nell'elite dell'Italia, insomma dei 20-25 giocatori più forti in quel momento d'Italia, per cui è una soddisfazione immensa, anche se nell'Italia non sono mai riuscito a impormi come sono riuscito a fare nei vari club dove che ho giocato. Sono stato per 5-6 anni e ho sempre trovato qualcuno davanti a me che insomma era il titolare di turno, e non ho mai potuto, diciamo, mettere in mostra quello che solitamente in campionato riuscivo a fare. Nel 1998 arriva l'ultima grande soddisfazione con la Juventus, il terzo scudetto. Poi Torricelli cambia maglia e raggiunge il suo vecchio mentore Giovanni Trapattoni alla Fiorentina. Alla Juventus non ero più gradito, ma avevano detto chiaramente che puntavano su altri giocatori, nonostante avessi ancora 3 anni di contratto, e per cui io potevo anche rifiutare e starmene lì tranquillamente a fare panchina per 3 anni successivi, ma quello non rientra nel mio modo di essere. Insomma, quando si è ben apprezzati si sta volentieri, altrimenti si volta pagina e si guarda quello che ti può offrire in quel momento le altre squadre.
e sicuramente tra pattoni con Firenze era una squadra allettante in quel momento e la città, insomma, perché non c'è solo l'aspetto sportivo e calcistico, c'è anche, insomma, una famiglia che ti segue, una famiglia che deve vivere in un posto bello, per cui era sicuramente la meta più ambita in quel momento e così andò. Torricelli gioca nella Fiorentina sino al termine della stagione 2001-2002, due anni con l'Espagnol in terra iberica e la fine della carriera con l'Arezzo. È il 2005. Smesso di giocare, mi sono preso un attimino di pausa per prendere tutti i vari attestati per poter permettermi di allenare a tutti i livelli. E dopodiché ho iniziato con il settore giovanile a Fiorentina e poi mi sono buttato nella Lega Pro, ho fatto 2 anni. E lì, insomma, ho scoperto che mi piaceva, insomma, la passione per questo sport ci sarà, credo, per tutta la vita. Però un conto giocare è un conto allenare. Credo che da allenatore è molto affascinante come ruolo, perché devi entrare nelle teste dei giocatori, devi comandare un gruppo di giocatori, devi farli tutti andare nella stessa direzione, non è semplice, però è quello che ti affascina. Ho fatto questi 2 anni con risultati buoni e dopodiché mi sono dovuto fermare per la malattia di mia moglie e dopodiché, insomma, ho dovuto seguire i ragazzi. Stadio Crestella di Donnas, Moreno Torricelli è il coordinatore del settore giovanile del Pont Donnas Ono e Arnà. Insegna a giocare a pallone a quelli che saranno i campioni di domani. La passione, la sua, è sempre quella di quando ha iniziato a giocare, di quando tirava calci al pallone nelle squadre dilettantistiche. Il vecchio difensore della Juventus ha ancora la grinta dei giorni migliori. Dispensa consigli e infonde fiducia, e i baby calciatori restano rapiti e affascinati dal suo fare carismatico. Bene, bene, teniamo sempre sotto controllo sto pallone. Cosa fai? Ci devi pensare. Sono ben felice di essere, tra virgolette, un punto di riferimento per i ragazzi. Insomma, io ricordo quando io avevo i miei idoli, li guardavo con occhi di fuori dalle orbite. E questo fa piacere, che il ragazzino riconosca te il campione o il punto di riferimento. Io gli metto a disposizione tutta la mia esperienza che ho avuto in questi anni da giocatore, cerco di riproporla a loro. Chiaramente l'esempio, devono essere bravi loro a cogliere le cose migliori di ogni singolo giocatore. Il calcio professionistico, un mondo dorato, fatato, dove tutto sembra facile e immediato, e invece, talento a parte, è la voglia di faticare l'aspetto che fa la differenza. Mi è rimasta impressa una frase, secondo me, di uno dei più grandi terzini che abbiamo avuto in Italia, che è Maldini. Quando smise di giocare a calcio, gli fecero una domanda: cosa ti mancherà di più del calcio? E lui, il senso della fatica. La fatica giorno per giorno che ti porta a diventare grandi. Nel calcio si è una squadra e bisogna essere campioni tutti, ognuno a suo modo. C'è il fuoriclasse, c'è Zidane della situazione, c'è l'Inzaghi, Vialli che la buttano dentro, c'è il mediano che deve rubare palla e c'è il terzino che deve correre più possibile per rubare palla e portarle. Ognuno a suo modo è campione, insomma.
Torricelli ha giocato con i fenomeni, eppure sceglie le persone che sono state anche uomini veri. Forse perché lui sa quanto vale la fatica e quanta bisogna averne fatta per arrivare in alto. Magari qualcuno si immagina che in interregionale prendevo la palla e facevo quello che volevo, ma non era assolutissimamente così. Ero un ragazzo, se venivi a vedermi a giocare in interregionale, ero un ragazzo che magari potevi dire risaltavo all'occhio perché magari correvo un po' più degli altri, però non è che prendevo la palla, scartavo tutti e facevo gol. Negli anni 90 o con o contro ho giocato contro i più grandi. Manca solo Maradona, perché quando arrivai io incominciò con i suoi problemi. Per cui a livello tecnico che ho giocato in squadra assieme, credo Zidane. In allenamento si restava seduti 20 dei minuti ad ammirare quello che riusciva a fare con la palla, però insieme a lui insomma tanti, da Davids, Jugovic, Baggio, Del Piero, insomma a livello di umanità io credo che giocatori importanti, giocatori che riescono a rimanere nelle grandi squadre per tanti anni e perché umanamente, perché come persone sono principalmente prima degli uomini e poi calciatori. Il calcio è un gioco, il calcio è una passione, il calcio per me è stata la vita. Il fatto di essere sotto i riflettori non è la cosa che mi ripaga di più. Preferisco vedere gli occhi dei ragazzini che alleno e di come mi guardano, perché sono stato un calciatore a Juventus, mi ripaga molto di più. Noi dobbiamo aiutarli a sognare. Noi dobbiamo cullarli nel loro sogno di poter riuscire.